Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo per occuparci di sanità. CGIL e CISL chiedono un confronto urgente al sindaco Gianguido D'Alberto per la grave situazione in cui verserebbe la sanità teramana. Secondo le due sigle sindacali esisterebbero delle gravissime inefficienze sul territorio che stanno creando seri problemi alla cittadinanza teramana. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. La CISL e la CGIL di Teramo hanno inviato una nota ufficiale al sindaco Gianguido D'Alberto in qualità di presidente del comitato ristretto dei sindaci dell'ASL di Teramo per richiedere un incontro urgente sulla sanità teramana. Le due organizzazioni sindacali chiedono di avviare un confronto sullo stato e sulle necessità della sanità locale. Il primo intento è quello di trovare soluzioni da adottare per attenuare i disagi dei cittadini attraverso interventi comuni. I problemi insoluti sono tanti e vanno dai ripetuti ritardi delle prestazioni da garantire all'utenza alla continua riduzione dei servizi e prestazioni sul territorio, che inevitabilmente si scaricano sugli ospedali, sempre più incapaci di garantire perfino l'ordinario. C'è poi la cronica mancanza di personale sanitario che mette in crisi l'intera rete ospedaliera. Tutti questi problemi, affermano CGIL e CISL, non fanno altro che far percepire alla gente un elevato grado di inadeguatezza della sanità pubblica in generale, oltre all'impressionante flusso di mobilità passiva che impoverisce l'intero territorio e costringe la gente a scegliere se curarsi o continuare a soddisfare i propri bisogni primari più impellenti. Dunque, per le due sigle sindacali teramane non si può più rinviare un progetto condiviso che porti ad un rapido aggiornamento e ad una modernizzazione di tutte le strutture operanti sul territorio. Servono in definitiva nuovi, efficienti e efficaci servizi sanitari che diano risposte alle tante esigenze della collettività teramana. In Calabria si indaga sulla morte dell'aquilano Luca Pulsoni, ucciso per errore ieri pomeriggio durante una battuta di caccia a Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Pulsoni, 29 anni, di Camarda, era un maresciallo della Guardia di Finanza in servizio proprio nel capoluogo calabro. Il servizio è di Daniela Rosone. Dolore e incredulità all'Aquila per la morte del giovane maresciallo della Guardia di Finanza Luca Pulsoni, deceduto a causa di uno sparo partito per sbaglio da un compagno durante una battuta di caccia. È accaduto a Maierato, comune vicino a Vibo Valentia. Il maresciallo Pulsoni, infatti, prestava servizio in Calabria, aveva solo 29 anni ed era originario di Camarda. Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie peraltro, Pulsoni durante una battuta di caccia sarebbe stato colpito involontariamente ad una spalla da un amico tuttora sotto shock che era con lui. Ferito alla spalla, sarebbe caduto poi in un dirupo e morto dissanguato, ma sarà l'autopsia a stabilirlo. È stata infatti aperta un'inchiesta dal PM di turno visto l'accaduto. La salma, recuperata da un dirupo dai vigili del fuoco, si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Vibo Valentia. Il 118, allertato dai compagni di caccia, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Pulsoni era molto conosciuto in città, in quanto il papà, partito già ieri sera alla volta di Vibo Valentia, è un luogotenente che opera nel comando provinciale dei carabinieri alla centrale operativa. Il ragazzo aveva peraltro frequentato la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza all'Aquila prima di trasferirsi per prestare servizio in Calabria alla Finanza. Lì si trovava da circa un anno. La famiglia, Luca Pulsoni lascia anche un fratello, era molto conosciuta sia a Camarda, paese d'origine, che in città. Dopo indagini durate mesi, i carabinieri del comando provinciale di Teramo sono riusciti a dare un'identità alla banda che faceva razzie di auto per poi smontarle e rivenderne i pezzi di ricambio. Almeno 49 furti per un controvalore di 600.000 euro in 16 mesi, dal gennaio del 2018 all'aprile del 2019, tutti sostituendo la centralina delle autovetture. Questa mattina, in esecuzione di una misura cautelare emessa dalla Procura di Teramo, i carabinieri del nucleo investigativo, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Cerignola, hanno arrestato 7 persone,
tutti i residenti in Puglia, proprio a Cerignola, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di autovetture e ricettazione delle parti di ricambio. Per tutti è scattata la detenzione domiciliare con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'atto conclusivo dell'operazione Car Hunting, coordinata proprio dalla Procura di Teramo, a capo della banda criminale c'era un uomo di Cerignola con numerosi precedenti. Il gruppo non aveva contatti con basisti del territorio, ma aveva perfetta conoscenza delle aree da colpire, prediligendo la dorsale adriatica, soprattutto per la comodità degli spostamenti. Gli arrestati, uno era già ristretto in carcere, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. Proseguiamo adesso con la politica. Il consigliere regionale della Lega Vincenzo D'Incecco ha presentato un progetto di legge per istituire la consulta giovanile regionale. Paolo Renzetti. Consigliere D'Incecco, come nasce l'idea di questo progetto di legge per l'istituzione di una consulta giovanile? Innanzitutto dal confronto costante con col mondo giovanile, soprattutto della Lega, che ha insieme a me strutturato questo progetto di legge, e poi dalla necessità di coinvolgere giovani amministratori, giovani imprenditori, tutti i giovani che si muovono nel mondo dell'associazionismo in regione e che hanno necessità di confrontarsi con la regione su un tavolo di tematiche che sarà appunto la regione determinare insieme a questa consulta giovanile che sarà creata a seguito dell'approvazione della proposta di legge, che io spero avverrà in tempi rapidi. Questa è una proposta che è una proposta base, dove insomma abbiamo indicato una serie di percorsi per la costituzione della consulta giovanile, e poi sicuramente siamo aperti a indicazioni o anche a eventuali modifiche, appunto perché il mondo giovanile è un mondo variegato e anche altri consiglieri possono indicare o inserire probabilmente delle modifiche, delle migliorie, ma è un testo base che noi riteniamo essere molto rappresentativo delle varie associazioni, dei vari mondi che in regione operano, anche perché c'è il coinvolgimento delle province, il coinvolgimento dell'ANCI, il coinvolgimento dei comuni e delle consulte giovanili di tutti i comuni già istituite alla data di oggi. E oggi siamo qua a fare un passo secondo me fondamentale, perché per troppo tempo i giovani in Abruzzo sono stati esclusi dalla vita politica, dalla vita istituzionale, invece noi con questa legge andiamo a ricoinvolgerli, che è una cosa secondo me molto importante, perché tante volte i giovani vengono presi poco in considerazione, ma hanno le idee migliori, quindi queste idee finalmente, da quando la legge sarà approvata, potranno essere messe in atto, e poi chiaramente sarà un primo passo fondamentale per evitare tutta quella emigrazione di troppi ragazzi che anche oggi purtroppo prendono un treno, prendono un aereo e scappano dall'Abruzzo perché non trovano soluzioni su questo territorio. Troppi giovani magari si laureano in Abruzzo e poi però non trovano sul territorio un posto di lavoro dove poter mettere in atto le proprie competenze, quindi prendono un treno, vanno a Roma, vanno a Milano, e per loro è una sconfitta, e per l'Abruzzo è una sconfitta, perché poi i cervelli scappano e non tornano più indietro. Adesso andiamo nella Marsica. Il Forum dell'Acqua Abruzzo lancia un nuovo allarme ambientale. Secondo le ultime analisi regionali condotte dall'ARTA, che risalgono però al 2016, le acque sotterranee del Fucino presenterebbero una concentrazione di elementi non in linea con i limiti di legge. Vediamo il servizio di Gioia Chiostri. In base alla classificazione divisione effettuata dalla Regione Abruzzo delle acque sotterranee abruzzesi in corpi idrici significativi, fra cui il Fucino, e secondo le ultime analisi disponibili regionali risalenti al 2016, le acque fucensi presentano dei superamenti dei limiti di legge della concentrazione di alcuni elementi. Il corpo idrico sotterraneo del Fucino, cioè l'acqua che noi non vediamo ma che è sotto i nostri piedi a 10-20 metri di profondità, è classificato in qualità scadente dall'ARTA. Perché? Perché nel 25% dei punti di campionamento di quell'area sono risultati parametri oltre i limiti di legge, per sostanze anche pericolose come per esempio i pesticidi. Per la maggior parte parliamo di pozzi. È di nuovo il forum H2O con Augusto De Sanctis a rialzare il velo dell'emergenza sulla questione. La Regione Abruzzo espleta questo monitoraggio delle falde acquifere attraverso l'ARTA. Le analisi
analisi vengono ripetute ogni anno e sono obbligatorie. E noi stiamo immettendo sostanze indesiderabili in quantità insostenibile nell'ambiente, quindi in superficie, e questo si riflette poi appunto sulla qualità delle acque sotterranee. Poi da un punto di vista pratico c'è un problema, perché ovviamente queste acque, prima di poter essere utilizzate, devono essere bonificate, perché se uno trova un pozzo contaminato, ovviamente prima di poter utilizzare quell'acqua bisogna appunto bonificare. Ora questo fa sì che si può dire che stiamo perdendo un patrimonio idrico importante. In altri corpi idrici sotterranei dell'Abruzzo addirittura si arriva anche all'80%, come in Val Vibrata, quindi bisogna assolutamente porre rimedio, anche per il solo obbligo di legge, visto che ci sono norme che ci dicono che i corpi idrici sotterranei devono essere in qualità buona e non in qualità scadente. Il Comune di Pescara ha presentato il nuovo albo delle associazioni di protezione civile che operano sul territorio comunale, con l'obiettivo di far ripartire nuove attività e rendere sempre più efficiente il servizio di protezione civile. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Pescara aggiorna l'albo delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio con l'obiettivo, assessore, di migliorare e rendere ancora più efficiente il servizio. Assolutamente, l'obiettivo primario è portare la cultura della gestione delle emergenze in periodi in cui le emergenze non ci sono, pertanto si riparte da questo atto fondamentale che è l'aggiornamento dell'albo delle associazioni di protezione civile, nel quale tutte quante le associazioni o con la sede legale o con la sede operativa presenti sul territorio di Pescara potranno formulare istanza con un formulario che abbiamo già predisposto, facendo una ricognizione anche dei mezzi, perché serve anche a noi amministrazione comunale per sapere che quell'associazione ha una determinata dotazione strumentale, di modo che per le emergenze di qualsiasi esso sia, ovviamente possa essere chiamata ad hoc quell'associazione piuttosto che quell'altra. Avete anche avviato una nuova interlocuzione con queste associazioni? Sì, è inevitabile, perché comunque questa amministrazione vuole puntare molto sulla protezione civile. Ripeto, questo è il primo atto che diciamo fondamentale per la rimodulazione, per la nuova veste della protezione civile a Pescara, e ci saranno delle novità a breve che riguarderanno un pochettino anche le modalità di gestione di alcune attività. Stiamo riprogrammando il futuro con loro e abbiamo 4 anni e mezzo ancora che vorremmo fare una serie di attività sul territorio, ripeto, in tempi non di emergenza, ma in tempi utili per far diffondere la cultura delle emergenze sul territorio, partendo dalle scuole, partendo dalle famiglie, gestire in qualche modo quando e se, speriamo non dovesse avvenire, le emergenze si verificheranno veramente. Adesso andiamo a Lanciano, dove il capogruppo di Libertà in Azione, Tonia Paolucci, critica il bilancio del sindaco Mario Pupillo. Il corso nuovo in continuo rattoppo, la ZTL e la pista ciclabile di Via del Mare, due clamorosi insuccessi, e poi l'incoerenza manifesta sulla tutela dell'ambiente con l'ampliamento della discarica di Cerratina. Dai banchi dell'opposizione a Lanciano, Tonia Paolucci commenta il bilancio del sindaco, tracciato da Mario Pupillo nel primo incontro del 2020 con la stampa. Viene da chiedersi, dice la capogruppo di Libertà in Azione, se il primo cittadino stia davvero commentando la realtà di Lanciano, oppure e discetti di un universo parallelo che non esiste. Perché lui ha parlato di una città di servizi, quando in questa città i servizi stanno venendo via tutti quanti. L'ultima è stata proprio l'ingresso di Ortona nella centrale unica di committenza, che ha abbandonato il problema del tribunale e il problema dell'ospedale, che sono comunque servizi che stanno lentamente morendo sul territorio. C'è il problema delle opere pubbliche, che non ho capito quali sono, perché parla del corso, ma il corso sta dando tanti problemi e lo stiamo vivendo tutti i giorni, con mattonelle che saltano, pavimentazione poco adatta a quella tipologia di lavoro e operai lì sul corso. La ZTL è stato un gran fallimento per questa città, così come l'è stata la pista ciclabile su Via del Mare. Quindi se fare opere pubbliche significa ottenere questi risultati, a questo punto chiedo a Pupillo di non farle più e di starsi un po' calmo, perché sta creando solo problemi. E per il 2020, dice Paolucci, da parte dell'opposizione ci sarà massima collaborazione e condivisione sui temi importanti, come è avvenuto per la sicurezza delle scuole e la sicurezza in città, ma sul fronte dell'ambiente sarà battaglia per impedire l'ampliamento della discarica.
perché ha detto che loro sono l'amministrazione che ha tutelato l'ambiente, che ha fatto sì che Lanciano diventasse una città sostenibile, ma onestamente stride con il discorso fatto dal sindaco Pupillo in sede all'Assemblea dei Sindaci di Ecola, quando si è espresso in maniera favorevole all'ampliamento della discarica di Cerratina. Oggi però dice che deve fare una riflessione. Evidentemente questa riflessione gli è stata imposta dal gruppo di progetto Lanciano, che è stato molto chiaro, ma soprattutto coerente con le posizioni avute nei confronti della discarica negli anni precedenti. Adesso la questione A14, in attesa di una decisione sulla riapertura o meno del viadotto Cerrano e sui dati dell'ARTA rispetto alla qualità dell'aria a Silvi. Il caos sulla 14 intanto sta provocando danni enormi al manto stradale della statale 16, gravato dal passaggio giornaliero di migliaia di tir, danni che al momento ricadono sul comune di Silvi. Per questo il sindaco Scordella è deciso a chiedere i danni. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Abbiamo intenzione di chiedere ai soggetti che per anni hanno gestito questa situazione, ma soprattutto anche a Società Autostrade, che con l'interdizione del traffico non può pretendere di poter gestire noi come comune un tratto di viabilità di 8 km, ricordo, che è ritenuta urbana. Però necessariamente siamo, diciamo, nell'impossibilità, anche con le risorse economiche, poter gestire una manutenzione di questo livello che è a carattere straordinario. I pozzetti della Statale 16 stanno crollando sotto il peso del traffico pesante che forse ha dato solamente il colpo di grazia su un lavoro che non è stato fatto nel migliore dei modi. E solo di questo weekend il lavoro su un altro pozzetto, oltre quello che come molti altri sta crollando, il comune è dovuto intervenire durante questo weekend, ha già speso oltre 10.000 euro. I disagi sulle condizioni della strada sono diversi in città, come nelle rotonde dove i mezzi pesanti spostano il peso verso l'esterno, dove la strada si sta affossando, e questo ovviamente rappresenta un pericolo per gli automobilisti, soprattutto per i motociclisti. E noi come comune a questo punto chiederemo i danni, perché non possiamo intervenire con le nostre risorse. Oggi è giunta al Ministero dei Trasporti la relazione finale di Autostrade sulle condizioni della A14. Entro domani il MIT dovrebbe esprimersi al riguardo e con il benestare dell'autorità giudiziaria potrebbe dare il via libera al dissequestro. Nel frattempo, mentre il Premier Giuseppe Conte parla di gravissime inadempienze nella gestione delle infrastrutture autostradali, secondo le ultime indiscrezioni il PD si sarebbe allineato ai 5 Stelle ed è pronto a revocare le concessioni. Questo tema approderà in Consiglio dei Ministri la settimana prossima, ma le forze di governo dovranno decidere se metterlo in opera prima o dopo le elezioni regionali del 26 di gennaio. Intanto il titolo Atlantia, che controlla Autostrade per l'Italia, continua ad andare giù in borsa. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B e del Pescara. Ieri mattina partitella in famiglia all'Adriatico Cornacchia per il Delfino, per chiudere la settimana di ritiro. A margine dell'amichevole, il presidente Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul mercato. Torna in auge il nome di un altro ex, Stefano Pettinari, giocatore ora in prestito con diritto di riscatto al Trapani, ma di proprietà del Lecce. Il punto nel servizio, e ascoltiamo anche l'intervista di Paolo Renzetti. Presidente Sebastiani, inizia la settimana probabilmente, se non decisiva, comunque importante in chiave mercato, perché sarà anche la settimana che porterà la gara con la Salernitana. Inizia la settimana che porterà la gara con la Salernitana in chiave mercato. Credo che, come succede ogni anno in Italia, l'ultima settimana sarà quella chiave, perché poi tutti quanti aspettano la fine. Anche perché c'è bisogno di capire tra le varie uscite chi compra, chi vende, chi manda via qualche giocatore, se ci sono, si creano gli spazi per fare delle operazioni. Quindi non penso assolutamente che sia la settimana decisiva per il mercato, ma sicuramente è una settimana importante, perché domenica prossima affronteremo la Salernitana, che è una gran bella squadra. È tornata prepotentemente nelle ultime ore la voce che vorrebbe un possibile ritorno di Pettinari al Pescara. Ma secondo me questa voce è tornata perché noi abbiamo, diciamo, tracciato l'identikit del giocatore, cioè abbiamo detto che il giocatore ci servirebbe è un giocatore
che ha quelle caratteristiche, che sappia giocare a calcio, che attacchi la profondità, e Stefano lo fa, però Stefano è un giocatore del Trapani, quindi difficilmente il Trapani, che sta lottando per salvarsi, si priverà dell'attaccante che ha fatto anche 7 gol. Che se andiamo a fare una valutazione di base, qui parliamo sempre di prendere attaccanti, ma gli unici attaccanti che sono oggi disponibili sul mercato, se li mettiamo insieme, forse insieme, questi 6 o 7 attaccanti non hanno fatto 6 o 7 gol insieme, non 6 o 7 gol a testa, e quindi rafforzarsi sulla carta significa, cioè non è che andiamo a prendere Iemmello che è il capocannoniere, o piuttosto Galano che è là dietro. Oggi devi prendere una punta, devi cercare di individuare la punta che fa per te, al di là dei nomi. Serie C, con un gol del centravanti Magnaghi, il Teramo espugna il campo della Sicula Leonzio e inizia bene il 2020. La vittoria mancava dalla gara contro il Bisceglie dello scorso 3 di novembre. E ora i biancorossi guardano con maggiore fiducia alla prossima settimana, quando ci saranno 3 impegni ravvicinati, a cominciare da domenica con Albonolis, l'arrivo dell'Avellino. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Con le unghie e con la rete di Magnaghi al 20° il Teramo inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno, 0-1 sul campo della Sicula Leonzio per la formazione di Tedino, che interpreta la partita esattamente con lo spirito che a volte a questa squadra è mancato. Coltello tra i denti e pochissimi fronzoli, l'allenatore sceglie una punta ma dà le chiavi della manovra a Viero con Ilaria e Santoro, Magnaghi punta con Bombaggio e Costa Ferreira a supporto, l'ex Pordenone però gioca quasi da seconda punta ed è il primo a farsi vedere al sesto con una conclusione neutralizzata da Polverino. Approccio giusto quello biancorosso, ancora Bombaggi da piazzato, ma la specialità stavolta non sortisce il gol del vantaggio, quello che invece scaturisce da un corner al 20°. Testa di Ilari con il pallone che sta per terminare fuori, Polverino nel tentativo di bloccare la palla se la fa scappare, Soprano rimette al centro e per Magnaghi è un gioco da ragazzi appoggiare in rete il suo quinto centro in stagione. Trovato il vantaggio esce la Sicula e Tomei è bravo almeno in un paio di circostanze a sventare la minaccia portata dalla formazione di Bucaro, che sembra prendere confidenza con il match. Il diavolo però controlla e quando può riparte, come al 33°, quando Bombaggi approfitta dello scivolone di Ferrini e si invola verso la porta bianconera, sparando però incredibilmente alto. Occasione clamorosa per il Teramo, che tiene in vita la partita, che nel finale di tempo potrebbe comunque registrare il raddoppio. Magnaghi lavora bene per Santoro, destro volante della mezzala, sfera al lato. Ancora la formazione biancorossa in apertura di ripresa. Al 49°, Tentardini assiste dalla sinistra a Magnaghi, contratto dal portiere bianconero, con Santoro fermato da Tafa prima di chiudere in porta. Il più pericoloso però è sempre Bombaggi, che spara alto al 52°, mentre la stoccata di Magnaghi, servito da Cancellotti, è troppo debole per far male all'estremo di casa. Tedino inserisce a rigoni per Viero, ammonito salterà l'Avellino, e Iotti per Magnaghi col diavolo, che senza punte si abbassa troppo e non riesce a ripartire come vorrebbe. Troppo stanchi Bombaggi e Costa Ferreira, mentre sul fronte opposto Bucaro aveva già inserito Catania ed Esposito. Tedino se ne accorge e butta nella mischia Birligeo all'85°. Meno si fa vedere dopo 4 minuti con un tiro alto e con una conclusione deviata su servizio di Costa Ferreira, ma in generale il Teramo non rischia praticamente nulla e incamera 3 punti fondamentali nella settimana di avvio della fase 2 del campionato. 28 lunghezze in classifica e secondo successo esterno in stagione, 2 ingredienti fondamentali prima del Tour de Force della prossima settimana con Avellino, Catanzaro e Cavese. Adesso la Serie D, il Notaresco cade in casa per mano del Campobasso dei tanti ex. Al Savini decide la partita Cogliati, autore di una tripletta. Una giornata no per la prima della classe, contrassegnata anche dall'espulsione di Sansovini e dagli errori dell'esperto portiere Scotti al debutto in rosso-blu. Sentiamo. Va al Campobasso il big match del girone F con il tecnico molisano Mirko Cudini, che riesce a togliersi la soddisfazione di battere la sua ex squadra e riaprire così i giochi in testa alla classifica. Al Savini finisce 3-1 per i molisani grazie ad una tripletta di Cogliati. Padrone di casa in casacca bianca in campo con il 4-3-1-2, ospiti che rispondono con il 4-3-3. Spalti gremiti con oltre 200 tifosi giunti dal capoluogo molisano. Al secondo minuto subito Campobasso
campo basso intraprendente con Zammarchi che in area abruzzese calcia fra le braccia di Scotti, arrivato in settimana nella squadra del presidente Di Giovanni. La risposta locale al nono è clamorosa con Liguori che dalla sinistra crossa per Frulla che dalla zona del dischetto mette incredibilmente sopra la traversa. Al dodicesimo ancora in avanti la squadra abruzzese con un tiro di Cancelli parato da Raccichini. Le due formazioni dimostrano sin dalle prime battute di volere portare a casa l'intera posta e attaccano con gli abruzzesi ancora pericolosi al quindicesimo con un colpo di testa di Romano parato ancora dall'estremo molisano. Sale di intensità con il trascorrere dei minuti però la pressione dei bianchi di casa con Frulla ancora pericolosissimo al diciottesimo con una incornata che manda la sfera al lato di un nulla. Tiene la squadra di Cudini che al 33esimo si rende pericolosa con Cogliati che scalda le mani a Scotti che respinge non senza qualche difficoltà. Il punteggio resta così fermo sullo 0-0 con la capolista nella parte finale di primo tempo meno pericoloso quando Cancelli approfitta di un rinvio corto di Raccichini chiamando poi il portiere del campo basso al salvataggio in calcio d'angolo. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti trovano il vantaggio dopo un pallone perso da Morganti a centrocampo e con Cogliati che al termine di un'azione fulminea beffa Scotti regalando il vantaggio alla sua squadra. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 e la ripresa al terzo minuto vede subito alla prima occasione utile il raddoppio molisano ancora con Cogliati che supera per la seconda volta Scotti andando poi a festeggiare il raddoppio della sua squadra sotto il settore dei tifosi molisani. Per il giocatore della formazione rosso-blu ospite è la doppietta personale. Per il notaresco una mazzata invece con la squadra di Vagnoni che però non demorde trovando una reazione efficace il gol del 2-1 al dodicesimo con Romano che di testa riapre così i giochi. Si rianimano i tifosi di casa con i locali che cercano di spingere ancora alla ricerca del 2-2 mancando però in lucidità ed incisività con il nervosismo che fa il resto in un pomeriggio con tanti cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Il notaresco spinge ma non riesce mai veramente a rendersi pericoloso. Nel finale di gara poi accade di tutto. Al 39esimo Romano in area molisana l'occasione propizia ma non riesce a concludere prima del rosso a Sansovini al 44esimo per proteste che erano probabilmente dirette non all'assistente ma ad un giocatore del campo basso. Poi al 52esimo arriva anche l'errore di Scotti che regala a Cogliati il terzo gol e la tripletta personale. Il campo basso vince per 3-1 e il notaresco vede ora avvicinarsi il Matelica arrivato a meno 6. Un dubbio rigore trasformato da Palumbo salva la Vastese dalla sconfitta interna e impedisce al Giulianova di portare a casa una vittoria preziosissima dopo aver giocato gran parte della ripresa in superiorità numerica. L'Aragona è finita 1-1, ci racconta la partita Stefano Recanati. Finisce pari e patta il derby dell'Aragona di Vasto tra Vastese e Giulianova. Partita molto contratta nel primo tempo, bellissima nella ripresa, soprattutto dopo l'espulsione di Di Filippo con il Giulianova che può recriminare per non aver chiuso la gara prima del rigore di Palumbo. L'11 biancorosso in cerca di continuità dopo la vittoria nel derby contro il Chieti chiede strada al Giulianova per entrare nei playoff, vero obiettivo di stagione dopo l'importante mercato di riparazione. Cambia Meglia che rispetto a 7 giorni fa manda in campo i suoi con il 4-2-3-1 con Giorgi che aveva saltato la sfida di Ortona per squalifica, Palumbo, Ravanelli. Giulianova in crisi di risultati e risucchiata nella zona calda della classifica si presenta a Vasto con il 3-5-2. Diamutene ritrova una maglia da titolare in difesa, a centrocampo ci sono Castiglia con Ramico e Cipriani, in avanti Suriano e Francesco Di Paolo. Subito una tegola per Marco Amelia che all'11esimo perde per infortunio Caciotti, al suo posto in campo Altobelli. Due minuti arriva anche il primo tiro in porta della gara, lo effettua la Vastese con Francesco Bardini che prova la conclusione a giro che risulta però debole centrale. Si fa vedere anche il Giulianova al 21esimo, calcio di punizione in aria con Diamutene che non riesce ad intervenire. La sfera resta lì con Suriano che ci prova dal limite, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Protesta al 28esimo la Vastese, ripartenza in contropiede con il pallone che arriva a Vittorio Esposito, il quale entra in area di rigore, ma al momento del tiro viene contrastato duramente da Castiglia. Per il direttore di gara, il signor Pacella di Roma 2, si può continuare. Continua a cambiare Amelia, che vede la sua squadra faticare a scardinare l'attenta difesa giallo rossa.
rossa e allora questa volta Pizzutelli si mette in proprio calciando dalla distanza con la sfera ribattuta centralmente da Bifulco. Il più lesto ad arrivare sulla sfera è Dos Santos, che pecca di coordinazione e mette incredibilmente la palla al lato con l'Aragona già in festa. Ripresa subito con una novità in campo per Amelia, che butta nella mischia Cavuoti lasciando negli spogliatoi Ravanelli. Al settimo timide proteste anche in casa Giulianova, con una trattenuta in area di rigore ai danni di Francesco Di Paolo, ma il direttore di gara ben appostato fa proseguire. Ma al quarto d'ora arriva la svolta della gara. Break in mezzo al campo di Francesco Di Paolo, che salta in velocità di Filippo, che con un tocco galeotto lo mette a terra. Pochi dubbi per il direttore di gara, che sventola il rosso diretto al difensore bianco-rosso, che sconsolato abbandona il campo tra le proteste dei suoi compagni. Oltre al danno anche la beffa, perché sulla seguente punizione calciata da Cipriani il Giulianova va in vantaggio, complice l'errore di Bardini, che si fa scivolare il pallone dalle mani facendo esplodere i tifosi di fede giallorossa. La Vastese prova a rispondere e lo fa al 19° con Palumbo, che si libera del diretto avversario e con il mancino spara verso la porta. Attento Bifulco. Continua la pressione della Vastese, che ci prova anche al 24° con il neo entrato Cavuoti, ma il suo mancino ad incrociare non inquadra lo specchio della porta. La costante ricerca del pareggio da parte dei biancorossi però apre vere e proprie praterie alle ripartenze dei giugliesi, come al 30° quando il neo entrato Torelli si invola verso la porta, avversaria saltando giocatori come Birilli, ma una volta entrato in area di rigore il suo tiro esce per questione di centimetri. Passato lo spavento torna a premere la Vastese, pressione che viene premiata al 40° quando Vittorio Esposito viene steso giù in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara, che assegna la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Palumbo, che resta freddo e spiazza Bifulco. L'ultima occasione al 48° però capita sulla testa di Diamutene, che gira la punizione di Vitelli ma non trova la porta per questione di attimi. Finisce dopo 4 minuti di recupero con le due squadre che vanno a ricevere i meritati applausi dalle rispettive tifoserie dopo aver dato vita a un secondo tempo molto avvincente. Un gol di Tomassini nel finale regala la vittoria al Pineto su Chieti. La squadra di Amaulo ritrova il successo dopo due stop di fila, mentre per i neroverdi si complica la missione salvezza. Andrea Costantini. Un derby da pareggio con due squadre contratte. Lo vince però il Pineto nel finale con un gol rapace di Tomassini, contestato dal Chieti per un presunto fallo di mano. Chieti, che dal canto suo, poco prima di subire la rete, aveva avuto la palla del vantaggio. Si fa in salita la strada verso la salvezza dei neroverdi, mentre il Pineto torna a sorridere dopo due stop di fila. Tra i padroni di casa c'è il ritorno in campo di Della Quercia nella linea di difesa, nella quale Amaulo esclude Speranza, problema alla caviglia, e Marini. I due finiscono in panchina. 4-2-3-1 con Alessandro a ridosso di Tomassini. Nel Chieti Di Meo vara il 4-4-1-1, ridà fiducia a Bruno tra i pari, inserisce Baggigalupo a sostegno di Sibilla. In panca Traini e l'ultimo arrivato Leonetti. In campo Sarrizu, ex della gara, al pari dei pinetesi Pepe e Alessandro. Gara giocata a ritmi bassi e che stenta a decollare. Al 18° a quadro, sistemato da Maulo a sinistra, crossa per il colpo di testa di Festa di poco fuori. A cavallo del 23° il momento migliore dei padroni di casa. A quadro si libera bene al tiro, una rasoiata toccata da Bruno che finisce a fil di palo. Sul seguente corner, terzo tempo di Pierpaoli, che tutto solo spreca una ghiotta palla gol. Il Pineto non trae linfa da queste opportunità. Il Chieti non si scompone e crea un paio di situazioni interessanti a fine frazione. 39° pericoloso cross basso di Sarrizu, Baggigalupo non arriva, la difesa sventa. Al 43° è il turno di Favo, che riceve spalle alla porta, si gira bene ma non inquadra il bersaglio grosso. All'intervallo è così 0-0 tra Pineto e Chieti. Nella ripresa al quinto prova a farsi vedere Alessandro, ma senza infastidire Bruno, il quale è attento anche sulla punizione di Acquadro all'11° che filtra in barriera. Di Meo e Amaulo fanno ricorso alla panchina per rendere le squadre più offensive. Nel Chieti entrano Milizia, Franchi e Traini, e proprio Milizia impensierisce Amadio con un velenoso destro che impegna severamente l'estremo difensore pinetese. Nel frattempo, con un triplo cambio e l'innesto di Ciarcelluti, Simoncelli e Di Giovacchino, Amaulo passa al classico 4-4-2, ma il Chieti a sfiorare il vantaggio poco prima della mezz'ora col filtrante di Meola per Sivilla, il cui lob sorvola la traversa. È l'ultima azione per Sivilla, che lascia il campo a Palmisano, ma il Chieti paga la palagollo sciupata al 37° quando, dopo un'azione di ripartenza, Ciarcelluti fa partire un destro violentissimo respinto da Bruno. Sulla sfera si avventa Simoncelli, che disegna un cross perfetto che scavalca Bruno e che trova pronto l'appuntamento col gol
gol partita, Simone Tomassini, 1-0 per il Pineto col centravanti che si butta alle spalle l'erroraccio di Fiuggi. Il gol è una mazzata per il Chieti che non solo non ha la forza di reagire ma rischia di incassare il secondo gol con i tentativi di Di Giovacchino e Bianciardi. Dopo 5 minuti di recupero può far festa il Pineto per una vittoria che permette di riagganciare un piazzamento playoff. Per il Chieti, brutto inizio di 2020, 0 punti e 0 gol segnati. Termina qui la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.